Inizia in questo momento il match. Subito palla per Eto'o. Dentro per Wesley, attenzione, Snyder entra in area, Wesley, palla rimpallata, subito pericolosa l'azione, ancora Dechi recupera, carica il destro, la palla alta, buona partenza dei ragazzi. Selchuk cerca la giocata lunga per Colin Richards, palla al limite dell'area con Castellazzi che si va a stampare contro il turco inglese, rimane dolorante a terra Luca. Mentre è pronto la prima sostituzione, un 24 ore dal punto di vista dei portieri non particolarmente felice ieri, il problema che lascerà Emiliano Viviano ai box per parecchi mesi. E allora gli applausi per Luca Castellazzi da parte dei 30.000 della Ruhr Stadion di Bochum. Pallone dentro per Uifalusi, contro cross di testa, palla controllata in area, c'è l'acrobazia tentata e riuscita da parte di Turanarda e la parata di Orlandoni. Serve una buona sfera Wesley, di prima dentro per Samuel Eto'o, attenzione, parte con un dribbling, Mont Blanc, attenzione, parte la rincorsa di Snyder, il suo destro e c'è la grande parata del portiere Aykut. Corner corto, cross dalla destra, palla sul secondo palo, c'è la parata di Orlandoni e poi una ribattuta sotto misura in calcio d'angolo di Ranocchia. Arriva Eto'o, attenzione, Samuel Eto'o, punta l'avversario, carica il destro, palo, il palo a portiere battuto. Vediamo, guardate, Eto'o che punta l'avversario, carica un destro potentissimo, è sfortunato perché il colpo è veramente pregevole da grande fuoriclasse qual è il Re Leone. Palla ancora viva, attenzione, aiuto, guadagna il fondo, cross, secondo palo, Castagnos, anzi Obi, no, Castagnos di testa e la parata in corner. Inizia in questo momento il secondo tempo e l'arbitro sospende la gara perché vuole che vengano spenti questi petardoni che vengono lanciati, si allontanano, sembrano, adesso hanno acceso tutte le luci i tifosi del Galatasaray. 0-0 quando siamo al minuto circa 25, continuano a sparare dei petardoni, 24, siamo fermi da 4 minuti. E allora intanto accertamenti effettuati per Luca Castellazzi che è ritornato allo stadio, nel frattempo almeno possiamo dare questa buona novella. E allora si riprende a giocare esattamente 8 minuti dopo la sosta, parte la rincorsa, attenzione, palla dentro, il colpo di testa e la palla va fuori di un nulla. Vediamo se anche il momento di Lorenzo Krizetic e di Muntari, così è infatti, allora escono Alvarez e Obi. Palla per Longo, buona, può andare, attenzione, attenzione Longo, entra in area con una finta, salta il primo uomo, poi sta per tirare Pazzini, Servet va con la caviglia di ferro, Caldirola, un rimpallo, c'è il tiro, tutù, la telefonata di Jekta per Orlandoni. Un fallo su Pandev che resiste però e se ne può entrare in area, palla al piede finché viene abbattuto fisicamente dal giocatore 6-1, c'è il calcio di punizione e l'ennesima ammonizione in un amichevole. Dare tre cartellini gialli per delle irregolarità reiterate, per dei falli anche brutti, è veramente una cosa che si vede di rado. Beh, noi la stiamo vedendo quest'oggi in quel di Bochum. Parte Munta, palla morbida, secondo palo, arriva in tuffo Longo e la palla va fuori. L'arbitro manda tutti quanti via perché non recuperiamo gli 8 minuti che mancano. Al 90esimo finisce in parità la sfida fra Inter e Galatasaray. Una bella partita, un Inter che ha sfiorato più volte il gol con un clamoroso palo di Eto'o e altre paio di occasioni importanti. Un buon test in questa giornata, in questa domenica pomeriggio freddissima sotto la pioggia di Bochum, finisce 0-0 tra Inter e Galatasaray.